Ciao a tutti da No One Globe, benvenuti a questa nostra avventura nella prima generazione. Siamo tornati indietro nel tempo, il mio primo gioco, e vediamo in che punto eravamo l'ultima volta. Andiamo a vedere. Allora, questa è la sesta parte e andiamo a vedere dove eravamo arrivati nella. Ecco qua, avevamo catturato Snorlax. Ne proseguiamo. Una nostra storia. Allora, nella quinta parte avevamo incontrato Snorlax, l'avevamo catturato perché avevamo detto che due Snorlax potevano diciamo essere utili anche a livello competitivo e potrebbe anche essere un Pokémon da poter inserire nella propria squadra, diciamo così. E quindi l'avevo catturato lo stesso, utilizzando Weeping Bell, perché Weeping Bell ha sonnifero. E poi Avvolgibotta, che può essere utile per togliere un pochino di danno all'avversario e andare avanti con le Mega Ball. Io consiglio le Mega Ball o Ultra Ball per catturare Snorlax. Sembra strano, ma facendo questo percorso abbiamo possibilità di avere prima il super amo che l'amo buono. Col super amo c'è più possibilità di catturare Pokémon di più alto livello, e ci servirà, sì, esatto, ci servirà il nostro super amo per catturare un Pokémon importantissimo da mettere in squadra. Quindi già spoiler un po' qualcosa. Queste Magikarp assolutamente inutili. Ferro, che io non utilizzo il ferro perché ho già evzato i miei Pokémon con il Pikasav. Ho soltanto evzato il Pokémon e fatto semplicemente salire di livello, semplicemente allenato. Tutto qua. Perché in ogni caso l'avrei fatto. E sì, esatto, il super amo può essere molto utile per pescare un bel po' di Pokémon. Quindi in questo caso riusciamo ad avere prima il super amo dell'amo buono, perché l'amo buono lo troviamo a Fuxiopoli nella quinta palestra. La volta precedente non avevamo trovato alcuna palestra, esatto. Dopo la quarta palestra c'è una storia molto lunga, a mio avviso, e quindi abbiamo fatto qualche quest, qualcosa, insomma. Non siamo stati lineari, abbiamo catturato Mew, se non erro, le volte precedenti abbiamo catturato Snorlax, abbiamo fatto la torre Pokémon. Insomma, non abbiamo visto nessuna palestra. Cosa che invece non succederà adesso, perché andremo a battere il nostro Koga. Koga, lasciando perdere la palestra inutile, almeno per quanto riguarda la prima generazione, perché i Pokémon di tipo veleno in prima generazione sono, ma più o meno anche un po' in tutte le altre, a dir la verità, sono veramente poco utili. È vero, hanno molte resistenze, poi pian piano avranno sempre più resistenze utili, ma a livello offensivo sono praticamente inutili perché sono super efficaci solo ed esclusivamente sui Pokémon di tipo erba. Ebbene sì. Solo sui Pokémon. Nella prima generazione, se non erro, nella prima generazione. Mi sembra che i Pokémon di tipo veleno sono super efficaci sui Pokémon di tipo coleottero e viceversa. I Pokémon coleottero super efficaci sui Pokémon di tipo veleno. Sembra strano, ma l'hanno giocata in questo modo. Ora non so questo ragionamento, poi certe cose sono cambiate. Lo vedete anche voi, perché per esempio in sesta generazione i Pokémon di tipo acciaio
perdono la resistenza a buio e spettro. Quindi ogni tanto il gioco si evolve pian piano di generazione in generazione. Per esempio nella prima generazione i Pokémon di tipo ghiaccio hanno danno neutro sui Pokémon di tipo fuoco. Poi hanno visto che i Pokémon di tipo fuoco non erano molto forti nella prima generazione, allora gli hanno dato qualche resistenza utile in più, come per esempio quella acciaio, quella ghiaccio, poi in seconda generazione. Quindi veramente c'è un cambio di metagame, un cambio di gioco, un cambio di resistenza generale, un pochettino quasi in ogni generazione. Forse la quinta è stata quella che di fatto non ha portato nulla, solo abilità nascoste e quindi delle abilità in più, se non erro, non ha portato molto. Questo è un percorso, a mio avviso, molto noioso, quello che stiamo facendo, che è il percorso che collega Lavandonia con Fuxiopoli. Secondo me è uno dei percorsi più brutti nella storia proprio di Pokémon, secondo me. È veramente molto lungo, questo percorso, che poi non è uno solo, ma sono 4-5 addirittura percorsi, che si susseguono uno con l'altro. Quindi l'unica cosa noi lo facciamo perché dobbiamo livellare i nostri Pokémon. Solo per quello. Non c'è alcun altro motivo. Per chi vuole può continuare a livellare, chi no. Nelle, chiamiamole così, puntate precedenti, vi avevo anche accennato il fatto che utilizzerò solo ed esclusivamente 4 Pokémon come livello competitivo e 2 invece per insegnargli le MN, per evitare di depositare più volte i Pokémon. E da Game Boy, così come anche per avere un gioco molto più semplificato e avere Pokémon più a un livello più alto, poi alla Lega, io di solito col Game Boy giocavo scegliendomi 2 Pokémon, perché avendo finito il gioco 1000 volte erano sufficienti 2 Pokémon, e poi andavo a catturarmi Zapdos e Articuno, che erano già livellati a livello 50, perché i nostri sono a livello 41. Sembra molto alto, questo perché abbiamo gli avversari che hanno un livello, come vedete, intorno al 25-30. Sembra molto alto, ma non è molto alto, perché poi pian piano ci stazioneremo, perché aggiungendo Pokémon il livello si alza in modo meno velocemente. E quindi consiglio, per chi vuole, tentare di utilizzare Zapdos e Articuno, che sono già belli che livellati a livello 50. E quindi è molto più utile, molto più... con sta cavolo di turbo sabbia ci sta facendo perdere un bel po' di tempo. Adesso PG8 magari mi strabatte. Come vedete, Turbine non ha effetto. Perché non ha effetto? Perché nella prima generazione Turbine ha effetto solo ed esclusivamente sui Pokémon selvatici. Li fa scappare via. Poi successivamente nella seconda generazione hanno inserito la possibilità di fare un cambio di Pokémon dell'avversario. Mentre nella prima generazione era totalmente inutile. E quindi vi stavo dicendo di utilizzare Zapdos e Moltres, che sono già livellati, che possono farvi risparmiare i livelli, perché adesso siamo al 42, ma potevamo anche essere a un livello più alto se pensavamo già solo di utilizzare 2 Pokémon. Perché di solito io in tutti i giochi, qualsiasi generazione sia, di solito utilizzo 4 Pokémon competitivi per la storia. E invece, come vedete, conosco abbastanza qualche oggetto nascosto. E invece gli altri 2 li utilizzo per le MN, perché non ho voglia di
di perdere tempo, quindi ogni tanto magari mi guardo qualche wiki, diciamo, su cui MN potrebbe prendere qualche Pokémon selvatico che potrei trovare, così per velocizzare anche un attimino il gioco. E sì, come vedete ogni tanto mi ricordo qualche oggetto nascosto che c'è all'interno del gioco, perché pure a furia di iniziare e finire questo gioco tante volte, qualcosa mi riesco a ricordare anche a distanza di molti anni. Meo, come avete visto, decido di non evolverlo, assolutamente no, perché voglio che Meo impari lacerazione, perché è proprio la mossa principale di Meo, di Persian in prima generazione. Persian era un Pokémon molto utilizzato. Persian, so che sembra strano vedendo che fine ha fatto in queste ultime generazioni, ma avvelenato, porca vacca. Siamo livello 43 è una mossa molto molto potente su Persian, perché praticamente è sempre brutto colpo, perché in prima generazione è così, allo stab è sempre una mossa doppia, potenza doppia, e quindi è veramente molto 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 utile per questo, perché non evolvendo il Pokémon lo impara a un livello più basso. Qua però non ho niente per togliere l'avvelenamento. Come vedete l'avvelenamento mi toglie punti salute. In prima generazione è così. Ogni volta che si fa un passo, che dato che il Pokémon è avvelenato, gli si toglie ogni tre passi un punto salute, mi sembra, una cosa del genere. Vado di morso, che è più potente, per evitare un danno indiretto dall'avvelenamento, ma qua ci sono i pigi che hanno attacco rapido, sfortunatamente. Che sfortuna, però non ho non ho assolutamente alcun antidoto, non ho alcun antidoto e ho questo mio avvelenato in pochi punti salute. Dovrebbe esserci, ah, vabbè. Farò ancora tre passi e poi schiatterà sicuro come l'oro. Meno male che non ho utilizzato attacco rapido. Come vedete l'avvelenamento, perché c'è in prima generazione, veramente ci sono un casino di incongruenze a livello di gioco. Come vedete, finché non ho un turno vuoto non è fatto l'avvelenamento, e quindi che non c'è un turno dell'avversario non effetto l'avvelenamento sul Pokémon. Infatti io ho mandato capo quei Pokémon, ma l'avvelenamento non aveva effetto. Ok, vediamo un attimino, poi magari utilizzo Charizard, anche se mi schiatta fa lo stesso, speriamo. Ah, che bello, cerca di imparare l'accelerazione, fantastico. Al posto di Graffio. Testiamola subito questa lacerazione. Sicuramente gli fa un KO a Firro 100%, boom. Cosa che non faceva Morso. Ottimo, ottimo. Adesso lo possiamo evolvere, perché tanto ha imparato lacerazione, non ci serve nient'altro. Ed ecco qua il nostro Persian. Bellissimo in prima generazione, bellissimo. E adesso a livello 44 lo teniamo da parte, tanto è anche avvelenato, non sarà molto utilizzabile. Vabbè, utilizziamo ancora Weeping Bell, va? Utilizziamo ancora Weeping Bell e siamo a metà del nostro percorso. Questa qua è un trauma, per quanto mi riguarda è così. Grazie al brutto colpo, tra l'altro, di Foglia Lama, è come se praticamente non fosse resistente. Buono, molto buono. Ok,
Tra l'altro la città di Koga sbloccherà molte cose, ci saranno molte cose da fare, perché grazie a Koga avremo la possibilità di avere surf. E grazie a surf veramente cambia tutto, perché parte in primis perché è un'ottima mossa surf. Quindi a livello competitivo, fino circa alla quarta generazione, era una delle mosse acqua più utili all'interno di una lotta. Quindi non solo a livello di lotta, è utile perché così possiamo andare nella zona safari, perché così possiamo finalmente raggiungere l'isoletta sperduta, perché così possiamo finalmente andare a catturare il nostro Zapdos nella centrale elettrica. E quindi direi che surf è ottimo, ma non solo Zapdos, perché noi andiamo anche a catturare Articuno grazie a surf, e quindi surf sbloccherà molte cose e ci servirà un Pokémon che logicamente possa imparare surf. Per esempio Snorlax è un ottimo Pokémon per insegnargli delle MN, è un ottimo Pokémon, perché mi sembra che allora impara forza, impara surf, non so se impara flat, impara surf, forza, impara mi sembra anche taglio, forse anche flash impara. Comunque già surf e forza è già buono, e quindi può essere utilizzato. Io di solito non lo faccio mai perché Snorlax è un buon Pokémon poi per il competitivo, perché bisogna stare attenti nella prima generazione, non so se l'ho già detto, bisogna stare attenti perché nella prima generazione le MN non possono essere cancellate. Esatto, non possono essere cancellate. L'unico modo per cancellare le MN in prima generazione, se si può definire un modo, è praticamente trasferire i Pokémon dalla prima generazione alla seconda generazione. Esatto, perché la prima e la seconda generazione sono generazioni a sé stanti, e si possono scambiare i Pokémon da prima a seconda e da seconda a prima, sempre che comunque quei Pokémon di seconda abbiano tutte delle caratteristiche della prima generazione. Quindi Skarmory, per esempio, è banale, ma non può essere scambiato, perché in seconda generazione c'è l'elimina mosse, e finalmente hanno messo la possibilità di poter togliere quelle MN, che in effetti si possono essere utili nella storia, ma poi a livello competitivo uno non può tenere un Pokémon con queste MN, salvo surf, l'unica mossa plausibile e basta. E quindi l'unico modo per togliere, quindi state attenti quando insegnate le MN, l'unico modo per toglierle è spostarle in seconda, e dalla seconda rispostarle in prima. È un meccanismo veramente un po' particolare. Perché in prima generazione non c'è l'elimina mosse. Non so perché abbia. In prima generazione ci sono queste incongruenze, sì, a livello di lotta, perché come vedete, non so se avete già visto il Weeping Bell all'attacco Koffing, che ha utilizzato Smog, che è un attacco di tipo veleno. In prima generazione le mosse di tipo veleno sono solo ed esclusivamente fisiche, lo ricordo, in prima, in seconda e in terza generazione. Per esempio non faceva danno neutro, ma resisteva, perché la Game Freak ha pensato così, che dato che Weeping Bell ha un secondo tipo veleno, e allora fosse giusto dargli la resistenza a veleno. Quindi veramente ogni resistenza è un po' particolare quasi di ogni Pokémon, salvo quelle banali. Quindi sono veramente un po' particolare. Mi sembra che anche Articuno sia debole al tipo ghiaccio. Mi sembra che Dragonite resista alle mosse di tipo elettro, per esempio. Quindi proprio ogni Pokémon, quando aveva un danno neutro di questo tipo, che uno dei due tipi era debole o resistente, bisognava ricordarsi un attimino quel Pokémon, quel di riferimento, che cosa ci aveva programmato sopra la Game Freak.
quindi è veramente un po' particolare come generazione. Nella seconda generazione sono state tolte tutte queste cose, è stato fatto tutto molto più corretto con l'aggiunta di due nuovi tipi, cioè il tipo acciaio e il tipo buio. Allora, passiamo poi di qua. Ma dovrebbe esserci una fantallinatrice, una pupa, non me lo ricordo, che però ha Clefari, non un'allenatrice junior. E che è Clefari, esatto. E subito dopo dovrebbe esserci una MT. Ah, solo un Clefari, pensavo che ne avesse due. Un MT, l'MT Ira, se non erro. Eccolo qua, esatto. Che a noi non serve minimamente. Siamo quasi alla fine di questo lunghissimo percorso, formato da più percorsi. Finalmente siamo arrivati alla fine. È veramente mortale. Mancano ancora, mi sembra, 5-6 allenatori barra allenatrici. E finalmente possiamo entrare nella città della quinta palestra. Ci sarà un bel po' da fare, ci sarà veramente un bel po' da fare. Troviamo surf, come vi ho già accennato precedentemente, e troviamo anche forza, troviamo anche l'MN forza. Livello competitivo non è che serva molto, non è molto utile a livello competitivo, però per la via vittoria serve, perché dobbiamo spostare un bel po' di massi qua e là. Quanti Farfetch che hanno gli allenatori? Noi uno solo, però gli altri non è un po' comunque così tanto unico. Sembra che dei Jinx ha un Pokémon unico, ce l'abbia solo Lorelei, non c'è nessun altro allenatore in tutta la storia ad avere questo Pokémon, che è un Pokémon unico. Lickitung mi sembra che ne abbiano due allenatori. Mi sembra due allenatori che abbiano Lickitung, uno nella via vittoria e l'altro invece nella centrale elettrica, dove andremo poi a catturare il nostro Zapdos. Siamo arrivati a un buon livello 45, veramente un ottimo livello. Un lanciafiamme ormai spacca questi livelli qua rispetto agli altri. Salviamo, non mi viene in mente, salvo. Ma qua ancora non è morto il nostro Persian, malgrado tutti i passi che abbiamo fatto non è ancora deceduto. Stavolta andremo avanti un po' di braciere. Pure brutto colpo. Fine. Tra l'altro la palestra di Kogalo, lo vedremo, è veramente molto particolare, lo vedremo in seguito. Vediamo una fossa fallisce, è super efficace. Ho utilizzato fossa apposta per farvi vedere, per esempio, un Venusaur diventa debole alle mosse di tipo terra. Se ancora non si capisce come mai, è proprio un problema del gioco, su come è stato programmato. Ogni debolezza neutra per un tipo particolare, qui debole o resistente, bisognerebbe veramente conoscerle per esperienza, motivo per il quale avevo fatto fossa. Ora qui faccio fossa per farvi vedere che Koffing
per esempio, non ha levitazione, perché non esistono le abilità. Accelerazione è sempre un brutto colpo. Quindi veramente è una generazione molto a sé stante. E le mosse di tipo normali erano quelle più usate. I Pokémon normali erano molto importanti all'interno di una lotta. È quasi impossibile che uno non ha un Pokémon di tipo normale in squadra. Era impossibile a livello competitivo, perché troviamo Pokémon come Persian, Snorlax, Chansey. Taurus, che sono veramente Pokémon potenti, veramente di tipo normale. Ottimi Pokémon. Cambiamo un attimo. Siamo a un buon livello 46. Facciamo morire il nostro Persian con dignità. Tanto la cerazione vi fa tutti fuori. Mi era facile dare la dignità. Una cosa buona da insegnare anche a Persian poi è iperraggio. Ha un ottimo utilizzatore di iperraggio. Stab potentissimo. Mamma mia. Era un rumore fastidioso. Anche Clefable non era un Pokémon malaccio, imparava molte mosse nella prima generazione. Nella seconda meglio, nella seconda grazie alla possibilità di imparare Panciamburo vi posso garantire che era molto divertente da usare, così come Charizard. Charizard anche era un Pokémon molto utilizzato in seconda generazione. Nella prima Pokémon di tipo fuoco facevano un po' con due punti salute. Panico. Vediamo se così non ha attacco rapido. E con due punti salute noi riusciamo lo stesso a vincere la lotta. Uno, due, morto. Allora, il nostro Persian è morto. Andiamo avanti il nostro Whipping Bell. Qua direi che abbiamo fatto tutto. Ah, fantastico. Tra l'altro in questo percorso vorrei ricordare che potrete trovare dei ditto. Uno pensa, bisogna subito catturarne uno. No, perché non esiste più non esiste nella prima generazione le uova, queste cose qua. Quindi è della verità, ditto è sempre stato uno dei Pokémon. No, non abbiamo 50 tipi. Uno dei Pokémon più deboli in assoluto, perché perde un turno per trasformarsi, quindi lasciamo perdere. Non è nemmeno utile all'interno del gioco, non è nemmeno utile nel competitivo. Ditto, veramente un Pokémon inutile. Ah, finalmente arriviamo al nostro centro Pokémon. Curiamo il nostro Persian malato. Qui non esiste la felicità. Prima di andare a lottare e a prenderci la nostra quinta medaglia, salviamo. Andiamo a lottare contro tre allenatori che sono un po' nascosti, che sono quasi all'interno di questa città. Sembra strano, ma è proprio così. Dei tre allenatori che ha un Pokémon, ecco Dodrio, che comunque è un buon Pokémon, perché Dodrio è sempre stato un Pokémon migliore
di Pidgey, scusate, di Pidgeot e di Firro. Comunque non era poi così malaccio in Underused Dodrio, non era poi così malaccio, imparava un buon attacco quale per Forbecco, che Pidgeot non aveva. Ma per utilizzare Firro con per Forbecco tanto vale era meglio utilizzare Dodrio. Quindi Dodrio surclassava completamente Firro, quindi non aveva senso utilizzarlo. E erano Pokémon identici, uguali, avevano per Forbecco tutte e due, motivo per il quale si utilizzavano, quindi non aveva senso utilizzare Firro su Dodrio, decisamente più offensivi. Pidgeot si discostava un attimo perché era un pochino più difensivo dei due, e quindi un pochettino di poteva un attimo essere un po' differente dagli altri due Pokémon, motivo per il quale diventava Firro quello meno usato. Allora, esatto, vi ho detto che in questa palestra c'è una cosa, ci sono due cose molto particolari. È una palestra di tipo veleno, l'abbiamo visto tutti, cioè lo sappiamo tutti dal cartone, dall'esperienza, che Koga è di tipo veleno, ma non si riesce a capire come mai gli allenatori che stanno all'interno della palestra hanno solo Pokémon di tipo psico, anzi qualcuno ha anche addirittura dei Pokémon di tipo terra. Boh, questa è una cosa che a dire la verità mi sono sempre chiesto e non ho mai capito perché. Cioè, non riesco a capire perché i programmatori abbiano fatto una cosa del genere. Non solo i programmatori, ma proprio anche chi sta dietro nella creazione del gioco a livello grafico e a livello della storia. Non capisco perché. Cioè, non lo so. Boh. Una palestra di tipo veleno, non so perché ci devi mettere per forza gli allenatori con i Pokémon di tipo psico. Vabbè, questa è veramente una cosa che mi sono sempre chiesto e non riesco a capire un senso logico. Sì, ok, l'unico senso logico è che i Pokémon psico sono super efficaci sui Pokémon di tipo veleno, assolutamente, ho capito. Ma come dire, nella palestra di Erika, avere gli allenatori che hanno tutti, che ne so, Arcanine, oppure Vulpix e questi Pokémon qua. Ovviamente uno guarda e dice, ma non ha senso. E quindi i misteri della fede della prima generazione, uno dei tanti misteri. Un altro fatto che io direi che è banale, qualsiasi persona ha visto il cartone, che c'erano, non so se qualcuno se lo riesce a ricordare, c'erano i muri a specchio. Oh, la madonna, mamma mia, il gioco si è incantato di botto. Non so se qualcuno se lo ricorda, nel film c'erano, mi sembra, tipo dei muri invisibili che bisognava spostare, no, insomma, una cosa per l'altra, e perché logicamente è stato preso dal gioco. Assolutamente sì. Il problema è che nel gioco si vedono benissimo i muri, quindi l'hanno fatto un po' baluccio, diciamo che l'hanno fatto un po' baluccio, ecco, perché si vedono palesemente, quindi il percorso da fare, tipo come a Luna Park, che c'è il solito gioco degli specchi, il labirinto degli specchi. Qui ci sono, ma si vede benissimo dove sono. Anche questo potevano nasconderlo un po' meglio. Vedete? Palesemente, sì. Per ora abbiamo beccato solo Pokémon psico, ma per fortuna c'è un Arbok. C'è Arbok, ogni tanto spunta qualche Arbok. Prendiamo di Avvolgibotta. Per fortuna non ha fallito. E vai, abbiamo colpito un bel po' di volte. E un Sandslash, che non si capisce il motivo per il quale ci sia Sandslash. Vabbè. Boh. Sandslash non è malaccio in prima generazione come Pokémon.
non è niente male. Peccato che sia lento. Peccato che sia lento. Questo perché, a differenza degli altri Pokémon Sandslash, ha meno debolezze degli altri Pokémon, scusate, dei Pokémon di tipo roccia. I Pokémon di tipo roccia, ci sono solo roccia e anche terra. Non è male, solo che è un po' lento. Non ha il per 4 debole a erba, non ha il per 4 debole a ad acqua. E questo è un vantaggio rispetto a Rhydon e rispetto a Golem. Così come a Onix, ma Onix è un pessimo Pokémon. Onix è un pessimo Pokémon. Perché utilizzare Onix quando uno ha la possibilità di utilizzare Rhydon? Chissà. Oh la madonna, brutto colpo. Speriamo di... giochiamo in debolezza per far vedere che siamo fighi. Speriamo. Ipnosi strage. Ipnosi ci fa brutto colpo con psichico, ci ara completamente. Ah, confusione. Meno male. Vabbè, recuperiamo un pochettino di punti salute e togliamo anche questa musichetta qua, che dire che dà fastidio è dire poco. Ecco qua. Ho fatto vedere il percorso, ho fatto un percorso in più per farvi vedere come si capiva palesemente come si capiscono palesemente questi muri trasparenti invisibili. Come ci recuperiamo bene i punti salute. Poi ci manda un altro Arbok. Arbok è l'unico che ci può stare. Ci può stare in questa palestra. Ma ce l'hanno soltanto questi domatori. Ben tre volte. Quattro volte. Ganzo, cinque volte. E poi ci recuperiamo un po' di punto salute. Eccolo qua il nostro Kog con la visiera. Sembra che abbia una visiera, un berretto. Sembra che stia giocando a golf. Allora, salviamo qua davanti, per esempio, salviamo qua davanti a Koga, risalviamo. Sembra che abbia la visiera col berretto da giocatore da golf. E grazie alla ventaglia di Koga avremo molte cose. Poi il cappello è scomparso. Blocchiamo il nostro coffing. Ma noi resistiamo. Non si riesce a capire il perché, ma per nostra fortuna ci resistiamo. Abbiamo utilizzato fondamentale. Noi proviamo a utilizzare mega assorbimento. Fango potentissimo. Siamo in difficoltà perché non possiamo utilizzare gli stab. Il livello è anche buono. Se riusciamo ad avere... il livello è un po' anche altuccio. Se riusciamo ad avere i Pokémon a un livello... a livello sul 40... è meglio. L'unica cosa che eventualmente possiamo fare è o a botte di psichico, quindi un bel Kadabra e spacca veramente, quindi un bel Kadabra o un Ipno e quello non ci dà problemi, o altrimenti utilizzare un bel terremoto o fossa. In questo caso ci può stare. Abbiamo recuperato un pochettino di punti salute. Abbiamo sfruttato buono questo sonnifero. Siamo arrivati anche al livello 46. Altri Pokémon che sono tutti al 46. Andiamo un po' al Tucci Koga comunque come livello. 37, 39, 40, insomma. Significa che abbiamo fatto bene a portarli a 45. Altro che.
Andiamo avanti, si aumenta l'attacco, però ne approfitta, dato che non può attaccare. Ci recuperiamo, quanti? 1. 138. Non gli è niente. E adesso arriva il suo migliore, livello 43. Non mi ricordavo che avesse un livello così alto, devo dire la verità. Di solito non ci sono problemi perché hanno degli speciali molto bassi i Pokémon di Koga. Quindi di fatto non è che ci danno molto fastidio. Volevo. Tossina, ragazzi, è splendido nella prima generazione. Tossina è una delle mosse più, cioè, penso inutili quasi. Tossina è splendida nella prima generazione. Adesso quando riusciamo a finire di battere Koga, ci ripristiniamo un po' di punti salute. Vi spiego Tossina che come è stata creata. È una cosa assolutamente allucinante. Posso utilizzare Surf, mi dà Tossina, inutile, in prima generazione, ma noi la teniamo perché ci può servire nella seconda e sappiamo che si possono fare gli scambi. Se non è... Sì, si possono spostare dei Pokémon in seconda e in prima con Tossina. E quindi, dato che le MT, possono essere usate una sola volta. Allora, prima di tutto ci depositiamo un po' delle cose che magari ci occupano un po' di spazio, perché adesso andremo nella zona safari. La zona safari è una sorta di labirinto, però se seguite il percorso che vi indicherò, credo che in una volta sola circa riusciamo a fare tutta la zona safari senza però catturare Pokémon. E cerchiamo di recuperare tutti gli oggetti possibili in una volta sola, così per pagare una volta sola. Al momento non ci interessa nessun Pokémon della zona safari, ma ci sono Pokémon molto interessanti che vedremo. Quindi ora io cercherò di depositare certe cose un po' inutili che magari momentaneamente non mi servono. Pokéflauto non mi serve, le MT39 è comete, superamo, lo teniamo. Deposito la Pokébambola, ci servirà poi dopo. Ferro e calcio lo vendo, il pipi su le metti 06 e questi qui li depositiamo. Ecco qua. Allora, abbiamo fatto tutto. Ah, non ho detto no, ho saltato un piccolo percorso. Comunque vabbè, andiamo prima a vendere tutto. Da qui, da adesso in poi, finalmente possiamo avere le Ultra Ball. E vi posso garantire che le Ultra Ball sono molto utili per catturare i Pokémon leggendari, altrimenti non vi entrano manco a pagare. Allora, innanzitutto andiamo a vendere. Allora, MT39 comete non ci serve. Fer calcio io lo vendo perché ho già evsato. Per chi deve ancora evsare i Pokémon con il livellamento e non solo, consiglio di utilizzare ferro e calcio, che facilitano l'evasamento. Andiamo, qua ci abbiamo le metti Ira 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Io per ora ho soltanto questi 7 spazi. L'Ultra Ball adesso non la compro perché mi occupa uno spazio. E andiamo, abbiamo detto, nella zona safari. Si paga 500 bigliettoni e salviamo prima della zona safari. Voilà. E entriamo dentro. Addirittura qua con una versione americana che io possiedo c'è la possibilità di incontrare
mi sembra l'isola dei numeri, Missigno, eccetera eccetera eccetera. Ho provato a fare qualcosa, ci sono riuscito, a dire la verità, che serve per moltiplicare gli oggetti. Purtroppo il perché è un bug del gioco, purtroppo però il gioco, diciamo che si rovina un po'. Allora qua va a passi, non va a tempo. Allora siamo entrati, cercate di fare più o meno lo stesso percorso che farò io e state attenti ai passi che farete, perché più passi fate e poi ci tocca di ritornare indietro. Sinceramente un'altra volta dovremo rientrare, purtroppo, perché c'è una pepita in un'isoletta e dovremo avere surf su un po', quindi, che dovremo insegnare poi qualche Pokémon. Ho deciso di tenere Super Amo, qua ci sono veramente tantissimi Pokémon, quindi facciamo un attimino un pochettino di pausa, tanto in 5-10 minuti dovremo riuscire a finire. La pausa è che ci sono tantissimi Pokémon utili nella zona Safari, veramente molto forti, uno potrebbe anche inserire in squadra. A dire la verità il livello è molto basso e riuscire a livellarli a questo punto della storia è un po' difficile. Per esempio come anche Lapras è un ottimo Pokémon, ma lo vedremo in seguito e sarà soltanto a livello 15. Pokémon forti, proprio anche a livello competitivo, che troveremo qua è Chansey, Tauros, Dratini, perché è possibile catturare il nostro Dratini molto raramente col Super Amo, ma se uno ha fortuna lo può fare. Anche Dratini potremo catturare Exeggut. Exeggut è veramente un Pokémon fortissimo nella prima generazione, che poi diventerà Exeggutor. E troveremo anche dell'altro, perché troveremo qualche Nidorina che magari possiamo poi evolvere, perché comunque Nidoking è un buon Pokémon, se la cava bene anche in Overused in prima generazione, così come Nidoking è uguale, è la stessa idea, perché utilizzare uno invece che l'altro, uno un po' più offensivo, l'altro un po' più difensivo, tutto qua. E questi sono i Pokémon principali che uno può trovare. Poi ci sono dei Pokémon rari che si possono catturare solo in determinate zone, ho già menzionato Tauros, ma troviamo Pinsir e Shiter, che se non erro sono uno per di ogni versione. Anche Pinsir e Shiter non sono Pokémon molto a livello competitivo molto buoni, mi sembra che Shiter possa imparare agilità e danza spada o una cosa del genere con Body Slam, però di fatto gli rimangono solo mosse di tipo normali, perché mosse di tipo coleottero, l'unica mossa di tipo coleottero buona con lo stab la impara Beedrill, è l'unico Pokémon utilizzabile molto poco, perché ci sono Pokémon che fanno meglio. E noi adesso andiamo, siamo partiti, cerchiamo di incontrare un po' meno Pokémon possibili e cerchiamo un attimino di capire. Ecco qua, troviamo il primo carburante. Io consiglio queste cose qua di utilizzarle già subito. Troviamo anche un altro Pokémon abbastanza decente, raro qua, che adesso mi sono svanito, che è Kangaskhan. È molto raro. Noi fuga, perché non abbiamo tempo da perdere. Per chi vuole se li può catturare tutti. Qua ho fatto due o tre passi in più, peccato. E troviamo anche una ricarica totale. Nidorina 33, Nidoran maschio, che tra l'altro sembra molto femminile Nidoran maschio. Qua ci sono anche i Chansey che potete catturare, e anche Rhyhorn, mi sono svanito, anche Rhyhorn è un buon Pokémon, anche da mettere in squadra, un po' lento. Per la storia è un Pokémon un po' lento, ma Rhyhorn è anche un buon Pokémon. In verità non ho mai utilizzato Rhyhorn come Pokémon poi da portarlo alla Lega. Non mi è mai successo di utilizzare Pokémon di tipo roccia alla Lega. Troviamo una proteina. Continuiamo ad andare giù.
ce la facciamo, siamo quasi arrivati alla fine. Troviamo i denti d'oro, mi raccomando, è una cosa importantissima. L'MT32 doppio team non è legale a livello competitivo. E finalmente siamo arrivati nella casa segreta dove ci darà la nostra MN03, ovvero Surf. Però non mi ricordo, oramai il percorso è finito. Siamo per fortuna arrivati alla fine. E adesso catturerò un Pokémon a caso. Abbiamo ancora 83 passi. Allora, abbiamo trovato tutto. Utilizzo il Super Amo. Cercherò di catturare un Pokémon che possa imparare Surf. Sembra che Psyduck possa imparare Surf. Perché abbiamo ancora due oggetti, anzi tre oggetti da prendere. Vediamo un po' se impara Surf il nostro Paperon. Dovremmo impararlo. Ah, già vero, avevamo anche Snorlax che impara Surf. Vabbè, ma noi non ci fidiamo. Allora, strumento. Tra l'altro si può anche salvare nella zona safari. Tra l'altro, mi sono svanito completamente di dirlo. Allora, prendiamo il nostro Psyduck e facciamo l'ultima parte di percorso. Questa parte qua vede ancora due oggetti da trovare, una pozione max. Non abbiamo incontrato alcun Pokémon raro nel frattempo. Comunque il percorso, mi raccomando, piuttosto lo vedete prima. Vedete com'è il percorso. E andiamo di qua. Siamo quasi arrivati alla fine. Speriamo di avere 15 passi, abbiamo ancora. Ce la facciamo con una volta sola a fare tutta la zona safari. E qui abbiamo la pepita. E abbiamo trovato anche la nostra pepita. Fantastico. Ed ecco qua. Annuncio din don ed è scaduto tutto. Ora facciamo l'ultima parte. Sì, esatto, facciamo l'ultima cosa di questa sesta parte di questo nostro percorso viaggio insieme Pokémon. Prima vado a depositare qualcosa, anzi una cosa che mi ero svanito una cosa da fare. La facciamo adesso. Allora, vediamo un attimo. E depositiamo Snorlax. Ma ci depositiamo anche il nostro Psyduck, che no, per ora non ci serve. Allora, vediamo un attimo. Speriamo. Non ci serve. Allora, vediamo un attimo. Strumento. Questa cos'è? Uovo bomba. Non ci serve, è una precisione molto bassa. Questa è capocciata, non ci serve. Ci fa perdere un turno. Proteine non ci servono. Questo qua è doppio team. Poi tra l'altro si può anche comprare. Quindi andiamo a vendere tutto. Allora, facciamo ancora un paio di cose. Andiamo innanzitutto a lottare contro questi due allenatori, che poi ci svaniamo. Che poi noi ci svaniamo a lottare con questi allenatori qua, perché sono mezzi nascosti. E quindi ciccia. Tanto hanno Pokémon di tipo acqua, il nostro Weeping Bell non ci dovrebbe dare dei problemi. Quindi prima di tutto mi sono svanito di lottare contro questi due e lo possiamo fare subito. Tra l'altro è un livello molto basso, perché pensate che Koga aveva Pokémon dal 37 al 43. Qua troviamo altri allenatori ma di passaggio, ma con livello nemmeno che arrivano al 30. Osserviamo un attimino, una mossa di tipo erba su Tentacool non è molto efficace. Che roba. Veramente ogni Pokémon aveva una sorta di propria debolezza e resistenza. È veramente impressionante. Bisognava per esperienza poi ricordarsi tutto. Come Tentacool poteva...
resistere alle mosse di tipo erba. Allora, questo l'abbiamo fatto. Poi andiamo a vendere le nostre cose. Adesso queste qui non ci servono. Carburante, che però io consiglio invece di usarlo per chi non ha usato. Pepita. Niente di proteina. Facciamo un bel gruzzoletto, che tra l'altro ci serve per avere iperraggio. E compriamo delle Ultra Ball, ne compriamo 25, dai, 25 può andar bene. Poi voilà. Allora, adesso facciamo questo. Prima andiamo a prenderci l'amo buono. L'abbiamo preso dopo. Del super amo l'abbiamo preso dopo. E andiamo qua perché c'è i denti d'oro. Ecco qua, finalmente. L'MN01 non Pokémon a cui poter insegnare forza. Ma lo vedremo dopo. Sì, Charizard, ma non gli voglio insegnare niente. E poi sposteremo questo masso quando avremo il Pokémon. E ci sarà una caramella rara. Quindi il nostro guardiano ci ha dato anche l'MN forza, e lo vedremo in seguito come sposteremo questo masso. Ci potremo tornare, abbiamo volo, non ci serve, ci serve, e abbiamo più velocità nel fare le cose. Ci servirà un paio di altri Pokémon. Allora, una cosa che avevo lasciato in sospeso era l'utilizzo di tossina. Nella prima generazione, ragazzi, tossina era malfatta, perché come sapete tutti, effettivamente anche in prima generazione, tossina infligge un danno graduale sempre maggiore a ogni turno sul Pokémon avversario, sul Pokémon che poi è iperavvelenato. Lo sappiamo tutti, graduale, eccetera eccetera eccetera. Il problema è che in prima generazione, una volta che uno ritirava il Pokémon, l'iperavvelenamento spariva e diventava solo avvelenato. Quindi una volta che un Pokémon veniva colpito dall'iperavvelenamento, bastava ritirarlo e rimetterlo in campo che spariva l'iperavvelenamento. E quindi non era più così utile tossina, perché aveva comunque una bassa precisione, allora tanto vale era anche utilizzare velen polvere. Non aveva assolutamente senso utilizzare tossina. Il motivo per il quale lo status più usato era proprio la paralisi in prima generazione. Solo dalla seconda generazione venne finalmente adottata questa tossina giusta, corretta, in modo corretto, non che se uno ritirava poi diventava solo avvelenato. Ecco perché tossina in prima generazione è praticamente quasi inutile. Se uno lo vuole avvelenare, ma allora tanto vale utilizzare una bruciatura fortuita con fuoco bomba o dell'altro, come Tuononda. E niente ragazzi, siamo arrivati alla sesta parte, abbiamo concluso la stessa parte, abbiamo fatto un percorso lunghissimo che ci ha collegato da Lavandonia fino a Fuxiopoli, abbiamo preso la quinta medaglia e soprattutto siamo finalmente andati nella zona safari. Vedremo le tantissime cose che faremo nella prossima parte. Se questa parte vi è piaciuta, vi siete divertiti, cliccate il mi piace. E a un prossimo video. Ciao a tutti da No One Globe. Ciao.